Io non ce posso credere, io non ce posso credere. Uno in formissima lo compro al fantacalcio e si scoccia. Mannaggia la mignotta! Non è possibile! E non lo so io, e che mi serve qualcuno bravo, un pellegrinaggio, qualcuno che mi dà qualcosa contro la sfiga e basta! Basta! Aspettate. Perché ve lo vado a leggere, ve lo vado a leggere, mannaggia la miseria. Allora, Inter, Brozovic, per chi non avesse capito, comprato, scocciato. Derby a forte rischio, gli esami hanno evidenziato una lesione al muscolo soleo sinistro per il centrocampista croato. La situazione che l'anno scorso recuperò a tempo di record dalla frattura al piede verrà valutata di giorno in giorno, ma se parla di almeno e dico almeno 20 giorni di stop, se non anche il doppio, e quindi 40. Una cosa è certa, che è meglio Brozovic scocciato che Gagliardini titolare, perché guarda, Piatre come voto, qui, mo guarda la prossima, Gagliardini 8 e mezzo più assist più gol al derby. Voi non potete immaginare, ricordatevi quello che sto per dirvi. Voi non potete immaginare che cosa combino io se Gagliardini, che ho appena svincolato al posto di Brozovic, fa qualcosa di decente ardente. Lasciamo perdere. Ma detto questo, io ci puntavo su Brozovic, soprattutto per il derby, perché comunque pensavo che avrebbe potuto fare qualcosa di buono. Spalletti lo ha provato trequartista, ha fatto una doppietta l'ultima settimana di campionato prima della pausa, e sinceramente aveva convinto anche me, se no non l'avrei comprato. Ma in aggio, sto fantacalcio, ogni volta esce fuori qualcosa che o mi fa perdere 2 punti e devo pareggiare, oppure perdo e Maxi Lopez e la zia e la nonna, o mi segnano i difensori che non segnano dal 15-18. Io mi sono stufato, non ce la faccio più, non ce la faccio più. Detto questo, io me ne vado perché guarda, non compro più nessuno. Ciao!